Fate, diciamo, un soggiorno proprio qui ad Arezzo o solo una visita mordi e fuggi? Visita giornaliera. È ancora un turismo mordi e fuggi quello che visita la città di Arezzo in questo scorcio di fine estate. Coloro che abbiamo intervistato nella parte alta della città e nello specifico in Piazza Grande, peraltro già pronta per la prossima edizione della Giostra del Saracino, ci raccontano di soggiornare altrove. Where are you from? Holland. Arriviamo dall'Olanda, visiteremo Arezzo per un giorno. Siamo in Toscana per 14 giorni. Visiteremo Arezzo e altre città. La nostra base è a Siena. We stay in Siena now. Toscana. Sì, tutte e due. Firenze. Ecco, avete la prima volta ad Arezzo? Ci sono venuta 20 anni fa. Però non mi ricordavo niente, per cui facciamo un giro bellissima e ci sta piacendo tanto. Quali sono le tappe che vi siete messe, diciamo, in calendario? Diciamo oggi forse San Sepolcro. Quell'Aretino in generale? Sì, per conoscerlo un pochino più a fondo. Noi arriviamo da Napoli, stiamo facendo una piccola vacanza tra siti storici, quindi Cortona, Arezzo, Gubbio, Perugia, di cultura. Avete già visitato Arezzo o siete all'inizio? No, siamo arrivati adesso, proprio da pochissimo, saranno 30 minuti. Una giornata sola nella nostra città? Stiamo girando, sì. Di stanza siamo a Cortona e poi da Cortona ci spostiamo tutti i giorni. Sono 5 giorni di cultura italiana. E fra chi ammira le bellezze della nostra Arezzo c'è anche chi, insomma, in maniera un pochino più polemica ma comunque costruttiva, critica il fatto che Piazza Grande sia invasa dai tavolini. Solo oggi, qualche ora per vedere la città e poi torniamo perché siamo a Lucignano. Siamo in vacanza da 10 giorni, abbiamo fatto tutta la Val di Chiana, i gioielli della Val di Chiana. E Arezzo era tanto tempo e ci sono tornata volentieri, sempre città magnifica, un po' troppo carica di uomangià, tutto in giro, troppo carica. Questa era una piazza che ricordo 20 anni fa che era soltanto pulita nelle sue linee architettoniche, c'erano i gruppi turistici, non c'erano tutti questi tavolini, hanno inondato. Posso capire la difficoltà del momento, è stato così ovunque, però adesso è veramente troppo. Ti deturpa un po' la bellezza? Sì, si toglie, anche se poi nei tempi medievali qui era pieno di tutto, quindi insomma alla fine ci sta anche, no? Non è, per carità. Tanto restauro, veramente molto molto ben tenuta, questo me lo ricordo da sempre, ci sono città molto molto ben curate, l'abbiamo apprezzato ovunque.